Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i nostri deliziosi nidi di pavlova ripieni di crema pasticcera e con sopra del delizioso caramello salato che scende con delle noci pecan. Oggi vediamo insieme come si prepara questa deliziosa ricetta che vi riempirà il cuore di gioia. Per i nidi di pavlova ci serviranno 100 g di albumi d'uovo a temperatura ambiente, 200 g di zucchero semolato finissimo e un cucchiaino di succo di limone. Per prima cosa abbiamo preso il nostro zucchero, l'abbiamo messo su una teglia con carta da forno e ora lo andiamo a passare in forno a 200 gradi normale per 5 minuti. Questo farà sì che la cottura delle nostre meringhe sarà perfetta. Mentre il nostro zucchero è in forno, prendiamo una bella boule capiente sgrassata alla perfezione e pulita molto bene, ci mettiamo dentro gli albumi e aiutandoci con le fruste elettriche li montiamo a velocità bassa. Dopo 2 minuti e mezzo passiamo a velocità media. Giunti a questa consistenza abbiamo tolto lo zucchero dal forno perché sono passati 5 minuti e ora lo andiamo ad aggiungere ai nostri albumi un cucchiaio alla volta. Continuiamo sempre a mescolare a velocità media. Dopo aver aggiunto tutto il nostro zucchero abbiamo lavorato il composto per altri 5 minuti e ora ci fermiamo un secondino e tocchiamo la nostra meringa con le dita. Se sentiamo che ci sono ancora dei grumoletti di zucchero mescoliamo per qualche altro minutino, ma invece nel nostro caso che non ci sono grumoletti possiamo aggiungere direttamente il succo di limone e mescolare per altri 30 secondi in modo che si assorba per bene. Mi raccomando, velocità bassa. Ora trasferiamo il tutto dentro una sac à poche. Ora finalmente possiamo creare i nostri fantastici nidi. Poi li cuociamo a forno ventilato a 100 gradi per 45-50 minuti. Mi raccomando, prendiamo un cucchiaio e lo mettiamo tra lo sportello e il forno. Ed ecco come sono venuti i nostri nidi di pavlova. Dopo 45 minuti di cottura li abbiamo lasciati un'altra mezz'ora a forno spento con il cucchiaio ancora tra lo sportello e il forno a raffreddare. Mentre i nostri nidi si stanno assestando per bene, vediamo insieme gli ingredienti per il caramello salato al cioccolato, ossia 50 ml di panna fresca, 45 g di burro morbido, 50 g di zucchero semolato, 40 g di cioccolato fondente e 1 g di sale fino. Per prima cosa abbiamo messo la panna a scaldare, poi prendiamo il cioccolato e lo sciogliamo a bagnomaria e in un altro pentolino prendiamo lo zucchero e lo facciamo caramellare. Quando il caramello avrà raggiunto questo colore, ragazzi, noi non l'abbiamo mai mosso, possiamo aggiungere la panna che è già calda. Attenti, piano perché schizza. A questo punto prendiamo una frusta e mescoliamo molto velocemente. Fatto ciò lo lasciamo andare per 2 minuti. Passati 2 minuti spegniamo il fuoco, aggiungiamo il burro aiutandoci con una spatolina e mescoliamo tutto per bene. A questo punto possiamo aggiungere il cioccolato e il sale. Poi mescoliamo per bene finché i due ingredienti si saranno assorbiti per bene al tutto. Fatto ciò lo mettiamo da parte a raffreddare. Poi per il ripieno dei nostri nidi ci serviranno 300 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video trova il link in descrizione. Poi per la decorazione il nostro caramello salato al cioccolato e delle noci pecan intere tostate ovviamente e tritate. E finalmente, cari ragazzi, siamo arrivati al momento dell'assemblaggio dei nostri nidi e per prima cosa prendiamo la crema pasticcera e riempiamo l'interno dei nostri nidi. Poi prendiamo un po' di granella di noci pecan e ce la mettiamo sopra al ciuffetto. Prendiamo il caramello salato e facciamo dei puntini lungo tutta la superficie.
E per finire aggiungiamo qualche noce pecana intera qua e là. Ma guardate che belli che sono venuti i nostri nidi! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo queste delizie di nidi di Pavlova! Mamma mia ragazzi, che bontà! C'è la meringa leggera, buona, non troppo dolce, friabile, veramente croccante. La dose di zucchero è bilanciata alla perfezione, proprio perché c'è il caramello salato che dà una nota di sapidità in più. Poi il tutto viene completato dalla crema pasticcera e dalle noci pecan, che danno un gusto aggiunto e una croccantezza in più. Insomma ragazzi, veramente sono stupende, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!